Sì. Perché stasera era importante. Stasera era fondamentale. Stasera era vitale. Stasera è una bella roba, eh. Stasera è una bella cosa. Perché questi tre punti, Madonna, se pesano, ragazzi. Hanno un peso specifico elevatissimo. Parto subito dal dire che non è che mi sia piaciuta tanto la partita, non è che mi sia piaciuta tanto nemmeno la Juve, perché credo che nella Juve e nel Milan abbiano fatto delle partite di livello. Non è stata una prestazione alta, non è stato il Juve Milan dello spettacolo, ma questo ce lo potevamo già aspettare da prima, per le assenze, per tutte queste cose qua. Però è stato importante. Io credo che sia stata la partita degli episodi, in generale, in assoluto, la partita degli episodi, perché con la parata di Szczęsny su Giroud, tanta roba, che già lì Leao aveva fatto una roba allucinante, poi Giroud l'aveva messa abbastanza bene angolata, ma Teccone ci è andato con qua, l'ha presa probabilmente con questa cosa qui del medio, questa parte qua del medio, è andato con la falange a respingere in calcio d'angolo, quello è un episodio. Poi c'è l'espulsione di Ciao, insomma è sacrosanta, Ken si gira molto bene, era l'ultimo uomo, Ken andava anche verso la porta, si era indirizzato bene verso la porta di Mirante, che apro e chiudo una parentesi, un misto tra Casillas dell'Europeo Mondiale Europeo, del Buffon del Mondiale, del Neuer del Mondiale e di Yashin della sua carriera, un misto tra questi tre portieri messi insieme, battuto soltanto da una deviazione su un tiro da fuori, perché sennò questo il gol non lo prendeva. Terzo portiere, è diventato veramente, fatto una partita fenomenale. Aperta e chiusa parentesi. Però il rosso, secondo me, è sacrosanto, e quello è un episodio. E poi c'è un terzo grande episodio nel primo tempo, che è il gol sbagliato da Moise Kean. Perché se Kean era stato molto bravo in quel momento lì ad andarsi a prendere il cartellino rosso sull'avversario, poi però su quel tiro poteva e sicuramente doveva far meglio, perché bastava beccare lo specchio della porta per infilare un gol. Lì veramente Mirante non ci sarebbe arrivato nemmeno utilizzando il 100% della sua potenza, della sua tecnica. Quindi peccato, perché c'era la possibilità di andare già in vantaggio nel primo tempo. Finisce il primo tempo, rientrano in campo le squadre con gli stessi 11 e io lì avrei già messo Vlahovic. Avrei avuto piacere a mettere Vlahovic già in quel momento, perché secondo me c'era da sfruttare tutti i minuti, anche perché poi Milik non aveva fatto una gran partita secondo me, poi è sceso addirittura Ken, che forse non avrei tolto in quel frangente. Vabbè, scelte dell'allenatore, scelte tecniche, che ci sta che possano essere differenti da quelle del tifoso medio. E poi c'è l'altro episodio macro, che è quel tiro di Locatelli da fuori area. Ne parlavo giusto due sere fa, ero a una cena di compleanno con dei miei amici milanisti, quando a San Siro Locatelli decise Milan-Juventus, quindi 1-0 per il Milan. Io ero allo stadio con i miei amici milanisti e ne parlavamo proprio l'altra sera, ricordavamo questa roba qui. Incredibile pensare che 7 anni dopo Locatelli decida ancora la stessa partita nello stesso stadio, ma maglie invertite, questa volta con una deviazione, certo, assolutamente, ma praticamente allo stesso minuto, perché l'altra volta era al 65, oggi invece è stato al 63, mi pare. Vediamo, dovrebbe essere stato al 63, comunque una roba del genere, veramente veramente strana, una coincidenza davvero molto bizzarra. Un Locatelli che era forse uno degli ultimi giocatori che ci si poteva immaginare nel referto, nel tabellino dei marcatori, e invece guarda un po' il calcio a volte che cosa fa. Abbiamo parlato praticamente in questa pausa nazionale tantissime volte dei limiti del centrocampo della Juventus, anche dal punto di vista numerico, del fatto che senza Fagioli, senza Pogba potesse mancare qualcosina, e alla fine il giocatore che solitamente in porta non ci tira e che degli assist o dei gol difficilmente te li porta nel complesso alla fine della stagione, è proprio lui che decide questa partita, il gol dell'ex, il più classico dei gol dell'ex. Mirante, grande prestazione da ex Juve, Locatelli, gol decisivo da ex Milan. Il calcio veramente ogni tanto è qualcosa di allucinante. E poi ci sono state diverse occasioni poi per la Juve, come quella di Vlahovic, o quella di Vlahovic dove Mirante per due volte vacca boia riesce a trovare le parate della vita, quella prima sopra la traversa, poi quella sul riflesso dopo il tiro di Cambiaso respinto con il tapin di Vlahovic che non si concretizza, e Allegri che si arrabbia.
Allegri che si arrabbiano un poco, si toglie la camicia, si toglie la cravatta. Io credo che sia comprensibile la rabbia da parte di Allegri oggi, perché io sono dell'idea che la Juventus non abbia fatto un secondo tempo di livello per gestire l'uomo in più, perché hai avuto la grossa fortuna di ritrovarti con un uomo in più. Io oggi vi dicevo nel video di questa mattina, ragazzi, non è impossibile, parliamoci chiaro, è una partita che si può fare, ci si deve credere, ci si può riuscire, non è impossibile portare a casa una vittoria, non è utopia, e ovviamente poi quando ti capita una roba del genere, un episodio così grande, è ancora più da crederci, perché io sono sincero, mi aspettavo il pareggio, ma nel momento esatto in cui è stato espulso Ciao, ho proprio pensato bene, adesso non si scappa, non ci si tira indietro, non ci si deve nascondere, questa partita la bisogna vincere. La Juve ha rischiato poi di vincere anche con bigol di vantaggio. Credo che sia stato proprio quello che ha fatto arrabbiare Allegri, perché Allegri stasera continuava a chiedere nel secondo tempo di andare alti. Non prendiamoci in giro, la partita è stata preparata così, primo tempo molto cauti, nel secondo inseriamo delle pedine importanti, cerchiamo di giocarcela in quei minuti lì, che è il più classico dei copioni che abbiamo già visto un milione di volte. A me non fa impazzire, lo sapete, questa è semplicemente la mia opinione, una preferenza, è stata pensata così, però dal momento in cui abbiamo iniziato il secondo tempo con l'uomo in più, Allegri chiedeva alla squadra di salire, di andare avanti, di non tornare indietro, anche perché il primo tempo si usò con tantissimi passaggi all'indietro della Juve, pochissimi passaggi in generale, la maggior parte all'indietro, una Juve fin troppo cauta, e quindi davvero l'approccio del primo tempo non mi è piaciuto. Però nel secondo mi è piaciuto vedere che l'allenatore in primis chiedeva di andare in avanti. Poi secondo me la palla non l'abbiamo gestita proprio bene. Io sentivo che in telecronaca sul finale Pardo andava a lodare, a ricamare positivamente questo possesso palla della Juventus. A me non è piaciuto, perché il Milan era praticamente a pezzi, era distrutto, ma stava alto. Il fatto che Milan, perché sta alto? Perché se per qualche motivo la Juve perde palla, e la Juve è facile che perda palla palleggiando perché non è abituata, fa il lancio lungo, c'è caso che uno tra Jovic, inesistente, e Leao, che le sue sguizzate ce le ha, o Romero, che era stato inserito proprio per quel motivo, possa poi andare a far male, assolutamente, e quindi giocarsela in quel modo per gli ultimi minuti. E c'era tanto spazio dietro, noi non lo sfruttavamo mai, andavamo veramente ai due all'ora, fra una mano tirato, tanta tranquillità. A me non è piaciuta la gestione degli ultimi minuti da parte della Juve, perché c'era veramente la concreta possibilità di andare a segnare il secondo gol, perché il Milan era a pezzi, il Milan completamente si era scaricato, era andato. Sono contento per l'esordio di Huijsen, non mi sarei mai aspettato di vedere Huijsen esordire a San Siro contro il Milan in una vittoria per 1-0 della Juventus. Aveva fatto 0 minuti in questo momento, ma poi l'infortunio di Danilo ha portato la necessità, no, di avere un nuovo esordio stagionale di un difensore che a me personalmente piace tantissimo, e fare l'esordio con la Juventus in una cornice di questo tipo qua, in una vittoria così, deve essere assolutamente importante. La Juventus non batteva il Milan da 2 anni e mezzo, quindi possiamo togliere questa crocetta, anche questa polvere dalla casellina che avevamo avuto nell'incontro contro il Milan, in questo Allegri bis, una squadra che ancora non eravamo riusciti ad abbattere. Questa sera ce l'abbiamo fatta, e ce l'abbiamo fatta col gol di Locatelli, che va a chiudere un cerchio di vendetta. Poi domani nelle pagelle ne parleremo meglio. Non sono però stato soddisfattissimo degli esterni. Secondo me i due esterni della Juve del primo tempo non hanno fatto una gran partita, e anzi credo che poi Cambiaso sia entrato molto più dentro la partita rispetto a Kostic nel secondo tempo, toccando più palloni, gestendo meglio la palla, andando anche dentro il campo, andando in percussione, un po' più di personalità ho visto la parte di Cambiaso rispetto a un Kostic che ha voluto sempre crossare, buttare i palloni dentro l'area di rigore senza mai farcela. Chiudo perché credo che sia giusto fare così, perché io voglio tanto bene Miretti e credo che Miretti abbia delle potenzialità, e credo che un giorno diventerà un giocatore, non so, importantissimo, non lo voglio dire, secondo me importante, discretamente importante, sia per lui che per l'Italia. Deve entrare con più lucidità, perché c'era un momento, anzi due momenti, in cui doveva andare a prendersi quella palla. Noi dobbiamo smettere di avere le mezze ali che non va mai a prendere la palla, dobbiamo tirare fuori le palle. Cioè dobbiamo veramente tirare fuori i coglioni in questi momenti qua, a maggior ragione con un uomo in più, dobbiamo assolutamente cercare di metterci quel qualcosa in più dal punto di vista della personalità. Perché? Perché questa sera la Juventus si porta meno uno dal Milan.
21 il Milan, 20 la Juventus, e guardando anche un po' le altre che cosa hanno fatto, e quindi mantenendo l'Inter e il Napoli un buon ruolino di marcia, questa vittoria della Juve è fondamentale. Perdere stasera sarebbe stato deleterio, ci saremmo allontanati troppo dal gruppone là davanti. Invece siamo lì, e in questo momento, dato che siamo lì, dobbiamo fare quello switch, dobbiamo fare quel qualcosa in più. Ribadisco, partita che non mi ha fatto impazzire, perché secondo me c'è stato un po' troppo poco, ma stasera c'è da essere contenti, perché sono quelle partite troppo importanti, veramente fondamentali e determinanti in un percorso che alla fine dell'anno pesano tantissime, perché questa vittoria vale 6 punti. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, e dai, siamo tornati bene dalla pausa nazionale, non tanto per la prestazione secondo me, ma un risultato fondamentale.